diretta da Bettolle per raccontarvi tutti i particolari del Palio della Ribalta. Abbiamo conosciuto appena pochissimi minuti fa il presidente della Proloco, Davide Bianchini, che ci ha fatto un racconto storico di quello che è il Palio, come è nato, la collocazione storica, i vari protagonisti che vivono e in qualche modo fanno vivere il Palio. Ci siamo spostati in un'altra location con i protagonisti del Palio, ovvero gli atleti. Abbiamo qua una rappresentanza degli atleti barellieri, atleti con barellino, e abbiamo qua Claudio Sodi, possiamo dire uno dei veterani del Palio, e siamo invece con uno degli scalatori, possiamo dire uno degli scalatori che ha vinto più di tutti, ovvero Claudio Peruzzi. Quello che ha iniziato il palio, quello che nel 95, nel 97 è salito del primo. No, il primo palio non l'ho vinto io, quindi dal secondo sì, però in poi. Tu hai sei salito del primo palio. Sì, certo, sì, ho fatto anche il primo palio io. Allora, rispettivamente, contrada delle Caselle e del Casato. Allora, Claudio, iniziamo da te perché sei l'atleta, l'atleta con barellino sono quelli che danno un po' il via alla corsa. Davide ci ha spiegato un po' di cosa si tratta. Qual è il ruolo dell'atleta barellieri? Che cosa fa? Perché si chiama atleta con barellino? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Il ruolo dell'atleta, diciamo, barellieri viene fatto, siamo un ragazzo e una ragazza, facciamo il primo giro, si chiamano equipaggi, e praticamente diamo il via alla manifestazione. Semplice così, hai preso il microfono come di Dio, ora mi stacco tutto io. Allora, riassumiamo un po' la corsa. La corsa è fatta di tre giri. Il primo giro viene fatto con un equipaggio uomo-donna, e secondo gli altri due giri due uomini. Alla fine di questi, grazie. Te lo tengo io il microfono. Alla fine di questi tre giri totali, gli ultimi due, alla fine del terzo giro, i due ragazzi arrivano in piazza, danno il foulard ai scalatori e al pulitore, da lì diciamo può cominciare la scalata verso il palio. Allora, tu hai iniziato a correre nel 2001, giusto? Esatto, dal 2001 che tra Provaccia e Palio diciamo sono parte delle manifestazioni. Allora, tu ovviamente hai corso in entrambi gli equipaggi, sia con la donna che con l'uomo. Allora, quali sono le differenze tecniche di correre con la donna e con l'uomo? Allora, io sempre corso generalmente dietro, sia chi corre dietro diciamo che gestisce l'anfora. Perché spieghiamo, voi avete una specie di barella, giusto? È una barella di legno, diciamo, e l'anfora pesa mi pare sui 4,5 kg, anche se di legno. È tutto un gioco di equilibrio. La corsa è un gioco di equilibrio di intesa con il tuo compagno o la tua compagna. E appunto, allora, la differenza sostanzialmente, come ho sempre detto io, è una cosa di testa. Il primo giro diciamo che la ragazza dovrebbe essere più libera di testa di correre rispetto agli altri giri, perché io onestamente mi sono sempre trovato meglio dietro con la ragazza che a correre i due giri con gli uomini. Però alla fine la cosa che ti spinge penso che sia la passione. Io dal 2001 appunto che lo faccio mi ha sempre spinto quella. È una cosa che noi cerchiamo di trasmettere ai più giovani. Non è facile, però siamo felici così. Senti, quando vi iniziate ad allenare, io parlo per la tua contrada, ma penso sia una cosa più o meno comune a tutte le contrade, quando iniziano gli allenamenti? Allora, generalmente gli allenamenti dovrebbero cominciare verso febbraio-marzo, e si intensificherebbero diciamo verso aprile-maggio, gli ultimi due mesi. Però ovviamente ognuno ha i vari impegni e diciamo entrano nel vivo verso fine marzo, inizio aprile. Senti, parliamo invece dal punto di vista emotivo. Che cosa provi? Sei già il primo palio. Dal punto di vista emotivo è diciamo che ogni entrata in piazza è diciamo un'emozione. E ogni magari che fai 4 mesi bene poi arrivi il giorno del palio che sei emozionato, non va come da come deve andare. Devi stare più tranquillo possibile e dare il meglio di te. Senti, ma quando suona la campanella, che cosa scatta dentro un atleta? Cosa scatta? Scatta emozioni.
l'emozione e la voglia di fare bene. Questo almeno è una cosa mia personale, però cerco sempre di dare il meglio. E questi erano gli atleti o barellieri, chiamiamoli così, abbiamo andato troppo lungo. Mentre dal punto di vista degli scalatori, allora tu sei praticamente il primo scalatore della prima edizione, poi che tu l'abbia vinto o no, sappiamo che belli ti tanci. Sì, vabbè, quello sì. Senti, prima di andare però a parlare del lato sportivo, che cosa ti ricordi di quell'anno, del primo anno del palio? Era un'incognita, perché era un qualcosa che realmente non sapevamo nemmeno noi a cosa andavamo incontro. Sì, avevamo fatto delle prove, io mi ero allenato anche poco perché mi avevano chiamato tardi, perché pensavo che erano come i giochi della gioventù, senza frontiere, ma che storia, cavolate. Poi quando realmente sono arrivato lì a allenarmi, mi sono reso conto che realmente la cosa era carina, molto. Però è sempre stata una cosa che non si sapeva a cosa si andava incontro, era il primo. Quindi il grasso e quello montava una cosa, poi puliva, perché la prima volta fu pulito, poi con quello pulirono tutti i pali, quindi all'ultimo invece pulito c'era l'ingegno, quindi cioè c'è fu un po' di polemica, la cosa che fu bella, perché la polemica alimenta l'agonismo, certo. E quindi, però fu carino, il primo anno diciamo fu carino, fu una delusione per chi perse realmente, perché insomma il primo palio uno ci teneva, e però tutti non può vincere, vincere certo. Solo. Poi ci fu il fatto che ci fu qualcuno che fece un po' il furbetto, allora poi ci furono. Ma insomma, è carina quella. Dopo che lui ci scottò e in Felpetro per l'anno dopo. Certo. L'anno dopo già sapevi a cosa andare incontro e quindi ti preparavi un po' prima, ci siamo preparati rispetto certo. Al primo anno. Poi insomma è stato carino. Ricordiamo che finora non l'abbiamo fatto, che le contrade di Bettolle sono 5, sono Ceppa, Caselle, Casato, Montemaggiore e Poggio. Il primo anno è stato vinto dalla Ceppa, se non sbaglio, secondo anno dalle Caselle, per merito tuo, che eri uno dei componenti della squadra che quell'anno portasti in vittoria a Caselle. Sì. E invece che cosa ti ricordi di quella vittoria? Quella vittoria ci eravamo preparati tantissimo e eravamo, non dico sicuri, ma quasi sicuri al 90% di vincere il palio. Perché eravamo, noi non, cioè ora è venuto fuori che c'è uno scalatore, un pulitore e uno scalatore. Noi eravamo due scalatori e quindi con due scalatori ti vince a sicuro. Ti vince a sicuro perché ogni volta quello sai di più e quindi pulisce sempre più in alto, alla fine uno di quelli parte alla vendetta. Tu hai vinto 8 pali, giusto? 7. Senti, quindi a questo punto mi viene da chiederti, c'è un trucco, c'è un qualcosa, un modo per allenarsi differente? Perché cioè 8 pali non è poco. No, diciamo una cosa, il trucco non c'è, perché non, qui non puoi barare. La passione. Questa. Allora, innanzitutto devi sentire dentro, perché se non tu senti dentro, ti puoi allenarti un anno di fila, ma l'allenamento è solo esclusivamente al palo, perché è quello che ti fa la muscolatura perché tu possa poi riuscire a vincere. E un po' lo devi avere dentro la tecnica, capito? Il portamento, cioè uno non lo sa, però l'approccio al palo a volte arrivi lì, salti, al primo salto vedi chi ce la farà un giorno e chi non ce la farà mai in seguito, perché ce l'hai dentro, cioè è una cosa innata. Senti, gli atleti iniziano a febbraio ad allenarsi, e gli scalatori più o meno quando iniziano? Ma ascolta, io sempre i primi di marzo, diciamo, dai primi di marzo in poi. La nostra contrada iniziava anche, si iniziava insieme, perché noi eravamo un gruppo unito e sia i barellini che i scalatori ci si allenava sempre insieme. Eravamo in un posto unico, non è che un palo da una parte, c'era il percorso era al solito e li passavano davanti al palo, quindi se oltretutto ci riusciva anche a scherzare, ridere, giocare, era un bel gruppo. Perché alla fine il palio di Bettolle sì, è agonismo, certo. C'è, ma c'è anche tanta aggregazione. Certo. Aggregazione, ma c'è anche il fatto di cercare di far crescere le nuove generazioni con la cultura del palio. Voi come lavorate con i giovani atleti, sia dal punto di vista dei barellieri che degli scalatori? Noi durante tutto l'anno cerchiamo di fare, diciamo, di fare scena, di fare gruppo, di identificare il gruppo, che fondamentalmente è la cosa che a cui teniamo di più. Come ho detto, è il senso di appartenenza che è la passione che cerchiamo di trasmettere ai ragazzi più giovani, quello che a noi ci crede. Poi puoi vincere o puoi perdere, però quando vuoi devi dare sempre gruppo.
La cosa bella è che da qualche anno abbiamo iniziato a fare anche il palio dei bambini. Certamente noi non li montiamo, il palo saltano la palla asciutta. Però vedo che moltissimi bambini vengono e si impegnano a questo, cioè mettono grinta. E quindi è bellissimo quello, e con quello si spera che questo palio andrà avanti tanti anni. Allora, tu, per chi segue la Vallicata, lo rivedremo domenica in piazza. Quindi la temperatura e l'adrenalina penso sia abbastanza alta, giusto? Esatto. Noi concorriamo anche il sabato, perché le provacce, che non ci ricordiamo, sono importanti per definire poi la, diciamo, la linea di partenza della domenica, perché chi vince la provaccia di sabato, domenica ha un vantaggio di partire con il piede in l'anfora, che non è un vantaggio da poco. Non indifferente. Tu domenica non sali? No, domenica no, ma faccio la provaccia sabato. Fai la provaccia. Senti, vedere questa manifestazione che è cresciuta tanto dal 97 ad oggi, cosa provi? Motivo anche d'orgoglio anche tuo, ma oltre a quello di tutto il paese? Sì, ascolta, a questo punto qui, cioè, a parte il fatto che è una cosa che è andata sempre per il bene del paese, e vedere che la cosa si certamente migliora e deve migliorare sempre di più, ti dà una soddisfazione e dici che anche che hai lavorato per il bene del paese e hai lavorato bene, perché se la cosa va avanti c'è sempre più gente che viene a vedere e che comincia a partecipare anche da bambini, quindi un po' di soddisfazione c'è, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene anche noi. Di guardare nel complesso, è una cosa generale, non di guardare al singolo, di guardare proprio al gruppo. Si vince tutti e si perde tutti insieme, questo a me è sempre stato. Allora, io ringrazio i due Claudi, non per la che l'abbiamo scelta apposta, però sono un po' la storia del palio di Bettolle. Li ritroveremo protagonisti sabato e domenica, qua sempre a Bettolle. Noi, io vi saluto un attimo, ma solo per pochissimi minuti, perché ci spostiamo in un'altra zona di Bettolle per farvi conoscere un altro aspetto del palio, e poi ovviamente se volete viverlo a 360 gradi dovete venire qua a Bettolle sabato e domenica. A tra pochissimo, e grazie di essere stati qui. Domani sera c'è la cena propiziatoria in piazza, se volete venire a mangiare le bellezze del paese.